È ormai dal 2019, sostanzialmente, che l'estate del wrestling si è arricchita di un appuntamento, di un evento che ormai è appunto canone fisso dell'estate o comunque di quel periodo che va dalla fine dell'estate poi verso la nuova stagione, quindi verso l'autunno. E quell'appuntamento è AEW All Out, quello che nel 2019 è stato l'ultimo evento prima dell'avvio del percorso televisivo della All Elite Wrestling. Ogni anno ormai è un punto importante comunque nelle dinamiche della compagnia di Tony Khan per chiudere magari con un ciclo e iniziarne un altro, per mettersi comunque verso una nuova direzione, quella di Full Gear, ma quella che dal 2021 soprattutto è una stagione molto calda per la All Elite Wrestling, che siccome comunque sta accadendo tanto in AEW, ci prendiamo un momento in più per analizzare quello che è stato All Out 2023. Ma ancora una volta benvenuti e bentornati su Wrestling con Umore, con voi come sempre il vostro Draco per condurvi in una nuova narrazione. Come già detto, già quando abbiamo ripreso l'attività sul canale, ecco, noi andiamo avanti con la nostra timeline personale, analizzando quello che c'è stato di importante comunque, o comunque di interessante in generale negli ultimi tempi, per poi arrivare anche a cose più recenti. E All Out alla fine ha aperto molto bene il mese di settembre, un evento che almeno personalmente per me partiva con delle aspettative abbastanza basse, dato che comunque sia la settimana precedente c'era All In, che è stato un grande All In sostanzialmente, un bel debutto comunque per la AEW in un mercato diverso, con un ottimo risultato sia di affluenza che poi anche in generale per la resa della maggior parte dei match. Alcuni sono stati decisamente un po' discutibili sotto vari aspetti, però comunque sia un buon evento a mio avviso. All Out, ovviamente, essendo la settimana dopo, rischiava di rimetterci un poco comunque sia dal punto di vista della costruzione in generale, anche poi della ciccia, no? Che si riesce a mettere per un evento. Invece, a mio avviso, ha regalato forse più spunti narrativi per il futuro All Out che non All In, a partire già comunque sia da quella che è stata la Zero Hour, dove abbiamo avuto una Battle Royale, che ormai le detesto, queste fagiolate di incontri dove ci mettono dentro quella qualunque, si chiamino Battle Royale, Fist of Fire, come magari lo chiamerebbero ad Impact Wrestling, che cioè qualunque sia il nome, ormai veramente mi risultano indigesti. Però in questo caso comunque sia con la vittoria di Hangman Page si è aperto anche un altro filone narrativo. Infatti comunque sia lui ha chiuso il match affrontando dei membri della Mobile Embassy, che comunque sia era presumibile non gli avrebbero reso la vita facile dopo questo incontro, e così è stato nelle puntate post pay per view. Già infatti abbiamo visto, no? Hangman è stato prima attaccato da Brian Cage, poi si è scontrato, e adesso abbiamo, grazie a questo incontro e a questa Battle Royale, abbiamo anche un match ulteriore per Wrestle Dream, il pay per view che si terrà il 1º ottobre, pay per view della All Elite Wrestling, dove Hangman Page affronterà su Strickland in uno dei match che onestamente non vedo l'ora di vedere. Tutto questo grazie appunto al principio, grazie a quella Battle Royale che metteva in palio 25.000 dollari, che poi sono stati devoluti a sostegno comunque degli insegnanti di un'associazione che comunque si tutela comunque l'insegnamento, che devo dire decisamente non è una pessima idea. Andando avanti, poi nella Zero Hour ci sono stati altri match che però, diciamo, sono stati in un certo senso meno importanti, o comunque soprattutto per scaldare un po' l'atmosfera in vista appunto della main card di Karrueche, Sky Blue e Willow, che hanno battuto Mercedes Martinez, Diamante e Athena, campionessa della Ring of Honor. Devo dire Diamante che l'ho trovata in uno stato di forma migliore rispetto alle ultime apparizioni nei W, più grintosa. Non mi è dispiaciuta la sua presenza, e spero che comunque avremo modo di rivederla ancora in All Elite Wrestling. C'è stata anche una difesa dei titoli Trios nella Zero Hour con Acclaimed e Billy Gunn, che hanno battuto la compagine composta da Jay Lethal, Jeff Jarrett,
Barrett e Satnam Singh, un match, ho già detto, senza troppe pretese, alla fine è giusto come già detto prima, per scaldare l'atmosfera, che poi con la main card è ufficialmente al punto di ebollizione, anche se l'inizio comunque del pay-per-view non è stato esattamente ai massimi livelli, ma comunque ha offerto spunti interessanti. E iniziamo anche con i nostri banner, con il match per i titoli di coppia della Ring of Honor, dove il team Better Than You, Bay Bay, ha battuto il gruppo dei rappresentanti del Dark Order, John Silver e Alex Reynolds, in questa prima difesa titolata. Silver e Reynolds che hanno vinto una Battle Royale nel Rampage pre-pay-per-view. Ecco, questa è stata una dinamica che ha un po', diciamo, costellato l'evento nella sua costruzione. L'avere alcuni match che si sono formati proprio a ridosso del pay-per-view, o meglio, che sono stati ufficializzati, perché magari c'erano delle basi, però mancava poi il punto esclamativo, mancava l'altezza, sostanzialmente, per dire in un termine geometrico, in modo geometrico. E quindi Silver e Reynolds partecipano a questa Battle Royale al Rampage, riescono a ottenere la title shot, non riescono a ottenere il cinturino di coppia della Ring of Honor, in un match che sostanzialmente per me si è lasciato abbastanza guardare. C'era un problema di fondo, ovvero che, vabbè, innanzitutto MJF e Adam Cole andavano proprio con il vento in poppa, sono quella nave che è appena partita dal porto e va lì a ve le spiegate chi li ferma, quei due, no? Avevano appena vinto sostanzialmente ad All In nella Zero Hour contro gli Aussie Open, in uno di quelli che secondo me è stato uno dei match più discutibili di tutta quella che ho messo, ma lasciamo perdere, esigenze di trama, esigenze narrative. Però sostanzialmente Silver e Reynolds non avrebbero mai potuto battere sulla carta e all'atto pratico, poi anche per dinamiche narrative, MJF e Adam Cole hanno provato a metterci un po', come dire, di carattere, hanno provato anche a fare il heel, sia nel promo a ridosso dell'incontro che poi in alcune fasi durante l'incontro. Non gli è esattamente ben riuscita, secondo me, questa cosa. Il Dark Order avrebbe bisogno di una nuova identità, ecco, per essere credibile, ma sotto qualsiasi aspetto, che sia da face, da heel, cioè. Secondo me serve qualcosa di nuovo per far sì che il Dark Order, o comunque chi fa parte del Dark Order, sia di nuovo interessante anche in una prospettiva poi di match titolari, che siano singoli oppure di coppia, non che ci sia questa grande presenza di atleti che possono fare molto in competizione singola, però già solo in questi match di coppia, ecco, sarebbe già un altro paio di maniche. Ripeto, incontro che alla fine si è lasciato guardare, trionfano appunto i campioni con il loro double clothesline eseguito su Alex Reynolds, e questo un po' è quanto per l'opener, una prima difesa abbastanza tranquilla che poi però dà adito a qualcos'altro. Infatti, mentre stanno andando via, c'è MJF che arriva sulla rampa e un Samoa Joe che fa il suo ingresso per il match successivo, quello valevole per il titolo televisivo della Ring of Honor. Un Samoa Joe che pensa bene di spintonare MJF, che nonostante dolorante non la prende per nulla bene, e quindi nonostante Samoa Joe sia già nel ring pronto per affrontare Shane Taylor, MJF pensa bene di attaccarlo. Ne nascono comunque tafferugli, arriva anche la sicurezza, Adam Cole che sta lì come lente della serie, no? Non capisce cosa sta succedendo, entra nel ring e ancora non capisce cosa sta succedendo. Cole è veramente in modalità comica, diciamo, nell'ultimo periodo in questa storia con MJF, diciamo. È quello che fa lo scemo per non andare alla guerra, fa finta di non capire per non entrare effettivamente nelle situazioni, per dire la sua, per fare la sua, magari peggiorare il tutto. Quindi Adam Cole era lì che si toccava la testa con gli occhi sbarrati, pronto proprio da meme, e nel frattempo la sicurezza che appunto divide MJF e Samoa Joe. È stato un piccolo momento dovuto un po' anche a qualcosa di piccolo fra due campioni, che però, ecco, anche qui sta portando al prosieguo di una rivalità che culminerà poi nel Dynamite Grand Slam, perché appunto MJF e Samoa Joe, vincitore del Grand Slam Tournament, si affronteranno per il titolo mondiale, con l'opportunità quindi per Samoa Joe di diventare di nuovo un double champion in questa sua avventura con l'All Elite Wrestling. Quindi
appunto, per quanto magari un evento che anche nella sua partenza della main card non è stato esattamente al massimo del livello possibile, comunque ha regalato degli spunti narrativi. E poi il secondo match, anche qui siamo sulla sufficienza, su uno scontro godibile, ma senza tante pretese, con Samoa Joe che batte Shane Taylor, archivia la sua 14ª difesa titolata come campione mondiale televisivo della Ring of Honor, con Samoa Joe che ormai ha abbondantemente, penso, superato l'anno di regno, penso proprio di sì. Quindi, diciamo, anche lui va a vele spiegate fino a quando poi, secondo me, non ci sarà un nuovo pay-per-view della Ring of Honor, magari Final Battle, dove si costruirà magari qualcosa di più concreto, una difesa un po' più concreta. Ora, io non riesco a seguire bene anche la Ring of Honor, c'è davvero tanto wrestling da guardare, quindi aggiungere anche la Ring of Honor in questo momento mi è impossibile. Però ecco, già dal promo prima dell'incontro, comunque dello show, ecco, durante la Zero Hour, non mi sembrava esattamente un feud così di rilievo tale che potesse portare una sconfitta di Samoa Joe in questo regno, che ormai è storico come campione televisivo. Staremo a vedere per il futuro se verranno avversari che riusciranno a reggere di più contro la Samoan Submission Machine, anche Shane Taylor, comunque sia, per quanto ha messo un po' in difficoltà il gioco con la sua forza fisica, alla fine anche lui è crollato alla cochina clutch. Terzo match dove effettivamente iniziamo a vedere un livello e delle dinamiche da pay-per-view, con il match per il titolo TNT e Luchasaurus che affronta e sconfigge Darby Allin. Qui piccolo errore tecnico, il bello di non fare appunto un check prima del creare i contenuti, però appunto, come già detto, Luchasaurus che batte Darby Allin, un match che secondo me ha sorpreso, comunque sia, per alcune cose che ci sono state durante l'incontro. Certo, è il canovaccio, comunque c'è il canovaccio di Darby Allin, questo sicuramente, il fatto di essere preso sballottolato da una parte all'altra, cioè quello non ce lo togliamo comunque dai match di Darby Allin, è così buona. Però secondo me è stato crudo, o comunque sia, ha avuto quella narrativa che ha portato le cose già a un livello successivo, perché per esempio anche il Christian Cage fuori dal ring, che in qualche modo deconcentra Darby Allin nei suoi momenti migliori, cioè in qualche modo fa lievitare un po' la tensione, non è solo quel match del darsi botte, del vedere quanto è resistente Darby Allin, ma anche qui c'è una struttura delle cose che permette a queste poi di continuare anche dopo questo match, questo evento in generale. In più, comunque, Darby Allin si è preso ancora una volta dei colpi enormi. Io non so come faccia a essere tutto intero quel ragazzo, quale grazia dell'universo ha ricevuto in dotazione, però davvero ha subito dei colpi incredibili. A sua volta, comunque sia, ci ha provato a inserire Luchasaurus, nel finale stava per eseguire anche il coffin drop, però appunto per via delle distrazioni di Christian Cage, che era fuori dal ring a lottare con Nick Wayne, ecco, ha mancato di tempismo e Luchasaurus poi ha avuto sostanzialmente gioco facile, no? A prendere Darby Allin e connettere una serie di manovre finali, dalla Thompson Piledriver poi all'Ariat, che gli hanno permesso di vincere il match e conservare la cintura, conservare, perché comunque sia la cintura è sempre sulla spalla di Christian Cage, quindi Luchasaurus se la gode anche poco, diciamo, questa avventura come campione TNT, ma è bello, diciamo, quello che stanno raccontando loro due, anche per questa dinamica abbastanza comica di Christian, che continua ad avere la cintura in spalla sempre e dire che è lui il campione, o meglio loro sono i campioni TNT. E a proposito di ex campioni TNT, nel match successivo davvero si alza il livello in questo All Out, con quella che secondo me è stata una bellissima battaglia tra Miro e Powerhouse Hobbs. I due si sono punzecchiati per settimane e hanno messo su un match davvero molto molto combattuto. Mi è piaciuto tanto anche l'atteggiamento di Hobbs, di non avere praticamente timore reverenziale per Miro, che comunque sia è un atleta anche con diversi anni di carriera, è stato appunto ex
campione TNT, quindi comunque si è vinto anche un titolo in All Elite Wrestling. Ecco, Powerhouse Hobbs ha mostrato forse quello che è mancato in tutto il periodo, specie in periodo iniziale con QTD. Infatti, cioè, quando era sotto la guida di QT Marshall, sostanzialmente era il classico heel che cerca di sfuggire allo scontro, si fa forza soprattutto quando aiuta degli altri. Beh, qui Hobbs davvero ci ha messo il suo. Sono molto bravo, Miro comunque sia riuscito a guidarlo bene nelle varie fasi del match, belli comunque i momenti di scambi al centro del ring, prima poi delle fasi finali dove Miro ha chiuso la sua game over, e anche qui comunque sia abbiamo un Hobbs che perde, ma non in modo netto. Infatti comunque si rifiuta per molto tempo di concedere la resa, di appunto arrendersi alla sottomissione, quindi un Hobbs che comunque nel post-match si va a guadagnare comunque una specie di rispetto da parte di Miro, no? Se non fosse che Hobbs pensa bene comunque di procedere ulteriormente con le acredini contro Miro, e quindi lo attacca con una sedia, esegue un attacco ai suoi danni alle spalle, e abbiamo l'arrivo, come vedete appunto in grafica, di CJ Perry che distrae Hobbs arrivando nel ring, togliendosi le scarpe, supportato da un grande pop del pubblico, e quindi distrae Hobbs, permettendo poi a Miro di colpire a sua volta con la sedia e in qualche modo poi appunto salvarsela, scamparsela dall'attacco, rimanendo poi sciocco basito letteralmente davanti a CJ Perry. Anche qui si va a creare una trama, comunque quantomeno una linea di trama che verrà comunque poi presumibilmente portata avanti ancora nel corso delle prossime settimane, dato che Miro appunto non vuole credere che CJ Perry sia effettivamente arrivato nei W. Andava via, gridava dallo stage che no, non è possibile, tu non puoi essere qui. Quindi comunque un Miro che adesso deve prendere coscienza della nuova situazione, e staremo a vedere poi appunto a cosa porterà tutto questo, se sarà la solita trama rosa classica del mondo occidentale, o se veramente ne verrà fuori qualcosa di un po' più interessante. Detto questo, torniamo in zona titoli con il match valevole per il titolo TBS, e dove Chris Statlander affronta e sconfigge Ruby Soho, un atleta che non era mai riuscito a sconfiggere in All Elite Wrestling. Si sono affrontate altre volte, appunto Ruby Soho è riuscita ad avere la meglio con Chris Statlander, che mantiene la cintura, match abbastanza scorrevole, però diciamo inficiato soprattutto dalla presenza delle altre Outcast, perché Ruby Soho comunque arriva in una fase dell'incontro dove effettivamente si sta mettendo sulla via per la vittoria. Però se magari le interferenze di Saraya sono propedeutiche comunque per farla passare in vantaggio durante il match, lo stesso non sono quelle di Toni Storm, che appunto con lo spray, nonostante lo spray in mano, non è di aiuto a Ruby Soho, anzi la deconcentra proprio nella fase finale, al che poi Chris Statlander ha gioco facile a agguantare Ruby Soho e connettere la sua manovra finale. Ripeto, non un match brutto, però ecco, c'erano tutte queste situazioni, il rapporto tra le Outcast che in qualche modo poi a uno spettatore, specie magari uno spettatore che in qualche modo non conosce le dinamiche della All Elite Wrestling, fanno pensare facilmente che questo match non può finire se non con una conferma di Chris Statlander. Tra l'altro, bella Chris Statlander in generale, comunque lotta bene, una grande atleta che sicuramente può crescere ancora. Però ecco, bello anche il look, il mood per questo evento, dove c'erano dei palesi riferimenti a Zoolander, che è un film che comunque io adoro, con Ben Stiller e Chris Statlander che cercava di imitare anche la posa di Zoolander a un certo punto del match. Delle piccole cose particolari che ogni tanto ci sono nel wrestling, che comunque danno magari da ricordare a priori da quella che poi può essere la lotta che parte magari poco dopo. E a proposito di lotta, lotte che partono e che sono davvero crude e bellissime,
Strap match, Bryan Danielson affronta e sconfigge The Absolute Ricky Starks. Ora, io sono sempre stato ipercritico nei confronti degli strap match. Ci ho pensato anche prima di questo match, ma c'è stato uno strap match che mi è piaciuto davvero, che davvero mi ha coinvolto? Prima di questo incontro, perché appunto questo match secondo me è quell'eccezione, quel caso diverso e magari anche irripetibile che vi fa apprezzare qualcosa. Infatti, Bryan Danielson e Ricky Starks davvero non hanno avuto un minimo di freno, di, come dire, anche di preoccupazione per certi versi l'uno dell'altro, perché Bryan Danielson veniva anche da un infortunio per il quale ha dovuto in qualche modo accorciare i tempi di recupero di convalescenza, perché in questa storia tecnicamente sarebbe dovuto apparire CM Punk. Ricky Starks settimane fa aveva dichiarato guerra a CM Punk con un promo a Collision, quindi in teoria doveva esserci CM Punk in questo match. Così non è stato, è successo quello che ben sappiamo a ridosso di All Out e di cui ho già parlato in un video precedente dedicato appunto al rapporto tra CM Punk e l'AEW, però siamo caduti decisamente in piedi perché nel Collision pre-All Out Ricky Steamboat ha presentato il Dragon che avrebbe preso parte effettivamente al match e si è rivelato essere Bryan Danielson. Appunto, nessuna preoccupazione quasi l'uno nei confronti dell'altro, anche una grande bravura nell'eseguire i vari spot crudi che ci sono stati durante il match, quando hanno per esempio impugnato una parte della cinta per colpirsi violentemente varie volte in faccia o comunque sulla schiena, alle articolazioni, cioè. E colpirsi anche con una violenza non da poco, quindi comunque un incontro che magari poteva effettivamente essere più lento, più macchinoso, ma alla fine ha offerto una lotta cruda davvero senza freni. Nel finale, poi appunto dopo diversi scambi anche molto interessanti, Bryan Danielson riesce a chiudere Ricky Starks nella sua Guillotine Lock, e con un Ricky Starks, qui ecco un momento topico ben catturato anche dalla regia, Ricky Starks paonazzo con le vene gonfie sulla fronte, tutti e due imbrattati comunque di sangue, di cose, e Ricky Starks che non si arrende alla presa di Bryan Danielson, una scelta che personalmente ho apprezzato molto. Mi è piaciuto in generale come hanno gestito Ricky Starks anche nelle scorse settimane in questa nuova attitude, diciamo, heel sostanzialmente, e questo rientro di Bryan Danielson è una bella ciliegina sulla torta in questo suo nuovo percorso da heel, perché in qualche modo comunque l'opportunità di misurarsi con un atleta, come abbiamo appreso anche poi successivamente, che non starà ancora tantissimo nel mondo del wrestling. Quindi aver avuto questo match adesso secondo me è molto significativo e molto importante. Poi ovviamente Bryan è tornato sostanzialmente per questo lout, quindi una sua sconfitta era quasi impensabile sostanzialmente per quelle classiche leggi non scritte che chi rientra da un infortunio, chi in qualche modo ritorna in scena, difficilmente perde nell'immediato. Però comunque sia davvero un risultato che non toglie assolutamente niente a nessuno dei due, e anzi questo a mio avviso è il secondo miglior match della serata. Al primo ci arriviamo fra pochissimo. Intanto, serata vincente anche per il resto del Blackpool Combat Club, con Claudio Castagnoli e Willa Ryuta che battono Eddie Kingston e Katsuyori Shibata. Eddie Kingston campione di NKDW Strong, che continua a voler mettere le mani disperatamente in ogni modo addosso a Claudio Castagnoli. Katsuyori Shibata, campione pure del Ring of Honor, che ancora una volta si ritrova contro Willa Ryuta. Match carino anche questo, devo dire, non me l'aspettavo così combattuto, così come un altro match a coppie che c'è all'interno di questo evento. Avevo delle aspettative abbastanza basse, poi specie dopo un match incredibile come quello precedente tra Danielson e Starks, diciamo, sì, dai, giusto quel match per allentare un attimo la tensione. Eppure comunque sia, quando ci sono Kingston, ma
e Shibata, soprattutto all'interno del ring, la tensione in realtà in qualche modo rimane alta. Infatti, tanti bei momenti, comunque scambi interessanti all'interno di questo match. Shibata è sempre fantastico quando si lancia nei suoi dropkick da un angolo all'altro, comunque quando si trova in quelle fasi di scambio di colpi al centro del ring, è davvero un atleta che fa venire letteralmente la pelle d'oca, al di là comunque del suo background passato, ancora adesso è molto molto capace, è davvero l'uomo che sfida le leggi della medicina, lo dico sempre. Riguardo Blackpool Combat Club, alla fine vittoria giusta per loro, non solo per la presenza comunque di Castagnoli, che è un campione del mondo, ma anche per l'essere un vero team comunque in questa situazione, quindi magari non il contentino dato ai face che è, siccome sono face, comunque facciamo vincere loro, no, ma comunque sia si vede effettivamente anche la validità di un tag team, del saper anche inquadrare bene le situazioni e alla fine anche sfruttare la debolezza degli avversari, perché comunque sia ci sono stati diversi scambi molto intensi all'interno del match con tanti near fall, e alla fine Claudio Castagnoli riesce a trovarsi davanti un Eddie Kingston che ormai è cotto e al limite, e con uno European Uppercut lo stordisce abbastanza da appunto terminare il match. Non una manovra che gli dà, caspita, non è una delle sue mosse finali, è un qualcosa magari più da puro reso vecchia scuola, quella mossa magari comune, di uso un po' più comune, che riesce a terminare l'incontro. Anche questa è una scelta che secondo me ha il suo perché, soprattutto per quanto riguarda anche la credibilità comunque delle mosse che vengono portate a segno durante gli incontri. Alla fine, se magari tante mosse delle magari le mosse tipiche, no, di un wrestler non riescono a chiudere l'incontro, perché non lo può fare una mossa comune, no? Una di quelle mosse magari che si fanno per iniziare il match, perché non possono essere quelle magari invece poi a chiudere l'incontro, e si deve fare per forza sempre la propria finisher o simili. Una scelta invece che ho apprezzato, questa della AEW, di dare la possibilità appunto di chiudere il match con una mossa così di sorpresa comune, che però fa sentire appunto l'impatto di quelli che possono essere i colpi dei wrestler anche in una fase più prolungata dell'incontro. Detto questo, mentre sotto casa mia sgommano amabilmente con tanti motori, arriviamo a quello che secondo me è il match migliore della serata, ovvero Konosuke Takeshita che affronta e sconfigge Kenny Omega. Un Kenny Omega che fa un po' revival dei suoi giorni in DDT, si presenta con questo costume verde e giallo che ricorda appunto i tempi trascorsi nella Dramatic Dream Team. Un Takeshita che viene dalla DDT, ha già affrontato in passato Kenny Omega, e qui per questo pay-per-view ha una spinta assolutamente preziosa e fondamentale, ovvero quella di Don Callis, che ovviamente ha eseguito anche delle interferenze nel corso del match. È stato fondamentale per Takeshita, comunque sia, per un po' uscire da alcune anche situazioni spinose, ma un match che comunque tutti e due hanno combattuto in modo da superlativo, bellissimo. Takeshita secondo me ha dimostrato comunque di essere uno dei giovani assolutamente più interessanti di tutto il panorama del wrestling, pronto per fare effettivamente quel salto in più anche all'interno di una major, con un Kenny Omega che secondo me, allora, per quanto faccia storcere il naso e annollente di tutti i colori riguardo la sconfitta di Kenny Omega, che giusta e prematura e via dicendo, però secondo me comunque, visto il suo stato di forma, visti i precedenti infortuni, quello che stiamo vedendo in questo 2023 è un Kenny Omega in uno stato di grazia. Sta davvero riportando in auge il meglio di se stesso, il meglio possibile, e lo sta mettendo al servizio comunque di altri talenti, non di sé, non di Kenny Omega, che ancora deve vincere cose importanti, ancora fare cose importanti. Lui ha tutta una carriera comunque sia che parla per lui e che può mettere a zittire qualsiasi scettico sostanzialmente. Quindi quello che stiamo vedendo nel 2023 è sia un Kenny Omega che perde in diverse circostanze, ma anche un Kenny Omega che comunque lotta ancora
divinamente sta restituendo al wrestling quello che lui ha ricevuto per tanto tempo, anche il veterano di turno che magari perde per innalzarti ancora di più, che questo comunque sia questo. Sconfitta non deve essere definita volgarmente come tante altre sconfitte, magari è il job di turno al wrestling, assolutamente no, perché Konosuke Takeshita non è un Jungle Boy, non è un Darby Allin, non è un Sammy Guevara X che ancora si deve formare anche come wrestler, deve formarsi come personaggio, ma è un wrestler fatto e finito, un wrestler incredibile. Io purtroppo ho scoperto relativamente da poco tempo, sarà un anno, un poco più comunque, l'ho scoperto Takeshita, ma basta andare sul Wrestle Universe, cercare lo show della DDT per vedere anni e anni di suoi match davvero clamorosi, come è stato appunto questo incontro. Non me lo aspettavo, anche appunto combattuto così come effettivamente è stato, con anche le fasi finali piene di near fall, ma anche near fall veramente comunque importanti. Kenny Omega che ancora una volta esce da uno schienamento a un conto di uno dopo aver subito una mossa di grande impatto, la ginocchiata di Takeshita, un Takeshita che appunto le prova tutte obbligando Kenny Omega anche lui a tirare fuori il meglio, compreso un tentativo di One Winged Angel eseguita dal paletto che poi non è andato in porto, ma comunque sì, appunto sono stati altri momenti incredibili. Di lì a poco è un Takeshita che, vedendo comunque la resistenza incredibile di Kenny Omega, non può fare altro che alzare ulteriormente l'asticella, quindi abbassarsi la ginocchiera ed eseguire la sua ginocchiata in corsa con appunto, il ginocchio scoperto, quindi comunque sia un qualcosa che ancora non aveva fatto e che effettivamente dà l'idea di quanto questo incontro sia stato duro, sia stato davvero un test non da poco anche per lui, e non vedeva l'ora di chiuderlo il prima possibile. Ottimo anche l'arbitraggio di questo match. Paul Turner, secondo me, ha fatto un lavoro impeccabile, è stato attento in diversi momenti dove magari l'arbitro si distrae e permette all'Heel di fare magari no, quell'azione che poi lo porta in vantaggio, magari lo porta proprio alla vittoria, come per esempio quando Don Callis ha conficcato un cacciavite nelle corde, che poi è stato preso da Konosuke Takeshita dopo aver subito una V-trigger devastante. Beh, quel cacciavite è stato visto da Paul Turner, che ha disarmato Takeshita mentre era caricato sulla schiena di Kenny Omega per la One Winged Angel. È un Takeshita che lì poteva poi andare totalmente in apnea e andare verso la sconfitta, invece comunque ha avuto ancora la prontezza di reagire, di continuare a combattere fino a ottenere davvero una grandissima e pulita vittoria, e io ci aggiungerei anche meritata. Capisco appunto, ripeto ancora, se si è scettici nei confronti di Konosuke Takeshita, però come già detto, secondo me è meglio fare adesso che comunque ci sono anche le giuste condizioni fisiche e atletiche, un certo tipo di match, quindi elevare magari un po' più prematuramente un talento che comunque sia ha già un ottimo background, che magari aspettare troppo, portare troppo avanti le storie e le situazioni. Vedremo come si svilupperà il percorso di Konosuke Takeshita, che è stato ribattezzato da Don Callis l'alfa della All Elite Wrestling. Adesso i due hanno puntato Kota Ibushi, quindi comunque sia non è detto che magari sia finita con Kenny Omega, non è detto che non ci sia un rematch o magari anche un incontro di coppie, Golden Lovers contro Takeshita e un altro alleato trovato da Don Callis. Comunque potremmo avere, e io ci spero tanto, ancora possibilità di rivedere Konosuke Takeshita contro Kenny Omega. E arriviamo al penultimo match per questo grande All Out, il Bullet Club Gold al completo, quindi Jay White, Juice Robinson e i Guns che affrontano e sconfiggono gli FTR e gli Young Bucks. Ora, innanzitutto una premessa, ovvero che sono stato felicissimo di notare, comunque sia nel corso di diversi momenti di All Out, l'assenza di Corey per CM Punk. Il pubblico dell'AEW, a mio avviso, ancora una volta si mostra più maturo di quanto si possa pensare per una community del mainstream. Infatti anche a Collision
c'è stato sì qualche coro per CM Punk nella parte iniziale dello show, però alla fine poi è passato l'ingresso in scena di Ricky Starks, di Bryan Danielson, così come di altri atleti, e la gente è tornata a concentrarsi sul wrestling. Anche in questo match ci sono stati magari dei cori per CM Punk quando sono entrati gli Young Bucks, specie quando si sono voluti prendere il cambio, comunque in modo un po' più netto, un po' più diretto nei confronti degli FTR, che inizialmente non volevano collaborare con gli Young Bucks. C'era Dax Harwood che guardava Matt Jackson all'angolo e diceva: no, io a te il cambio non te lo do. Quindi magari gli Young Bucks alcune volte sono entrati un po' d'abuso all'interno dell'incontro, il pubblico un po' rumoreggiato, c'è stato qualche coro appunto nei confronti di CM Punk, ma alla fine per la maggior parte del match il pubblico ha seguito il wrestling. Io sono davvero tanto contento di questa cosa, spero che di questo Out se ne sia parlato tanto, perché c'erano tante teorie complottiste. Ah, anche il pubblico della IW canterà per CM Punk, boicotterà gli show. Ecco, queste teorie sono state totalmente nullificate già solo con questo All Out. E per quanto riguarda il match, anche qui sono rimasto molto sorpreso, comunque sia, da quella che è stata la resa dell'incontro. Mi aspettavo appunto una fagiolata anche qui, un po' per stemperare, no? Dopo un match incredibile come quello fra Takeshita e Kenny Omega, qualcosa di un po' più leggero, magari anche breve, per diciamo stemperare un po' gli animi. E invece no, una battaglia davvero incredibile, un ottimo lavoro di Jay White nel condurre anche gli altri membri del Bullet Club Gold nelle varie situazioni. I Guns, davvero plauso secondo me per loro, perché comunque sia dalla loro esperienza come campioni di coppia, per quanto magari un'esperienza breve, effimera, però comunque hanno riportato decisamente dei miglioramenti, sanno essere più presenti all'interno dei match, sanno sfruttare bene le situazioni e sono diventati anche più puliti nelle varie manovre che eseguono. FTR e Young Bucks poi, vabbè, ovviamente sono la garanzia, sono quei team, comunque quell'usato sicuro che va sempre bene, no? Come quando magari avete degli ospiti a casa, dovete preparare qualcosa, dice: ma caspita, ma io non so fare granché, cosa faccio? Beh, faccio magari quell'unico piatto che mi viene però effettivamente sempre bene. FTR e Young Bucks sono magari quei piatti che vanno sempre bene, e quindi anche con questo rapporto un po' conflittuale sono riuscito comunque a lavorare bene insieme, anzi a creare dei momenti comunque significativi, come per esempio l'eseguire insieme la BT Trigger, un membro di Bucks, un membro degli FTR, oppure eseguire insieme il pile driver assistito dal paletto, quindi sempre un membro degli FTR, sempre un membro dei Bucks, cioè delle cose che in qualche modo hanno aggiunto un pizzico più di interesse, di godibilità al match, che poi ovviamente nelle fasi finali ha visto trionfare comunque quella che è effettivamente la compagine vera, affiatata di questo incontro, quindi il Bullet Club Gold. E a mio avviso anche qui è giusto così, non bisogna prendere in esame questo incontro valutando la forza dei singoli o comunque sia lo star power delle singole persone, no? Quindi nel caso gli FTR e gli Young Bucks, che comunque tecnicamente sulla carta sono più forti, no, del Bullet Club Gold. Invece, dato che nel wrestling comunque sia la forza, diciamo, chi è più forte di chi è un discorso molto aleatorio, trionfa il vero tag team, invece il vero gruppo affiatato, che infatti si è visto nel finale con un Jay White che sostanzialmente ha tolto un po' le castagne dal fuoco per il suo team, ha eseguito una Blade Runner di sorpresa, prendendo di sorpresa Cash Wheeler, che non aveva visto che c'era stato un cambio, c'era stato un cambio dell'uomo legale all'interno del Bullet Club Gold. Quindi si è distratto, si è beccato la Blade Runner e poi il pin da Austin Gunn, che ha dato appunto la vittoria al Bullet Club Gold. Davvero un bell'incontro. Sono felice, devo dire, sono davvero felice di come sta lavorando il Bullet Club Gold. Non avevo un minimo di interesse comunque per questo gruppo, che richiama a un altro lavoro, un altro percorso, comunque specie di Jay White e Juice Robinson, però al di là del nome, le taunt e via dicendo, comunque stanno davvero portando un buon lavoro all'interno della divisione di coppia, diciamo di competizione di coppia in generale della All Elite Wrestling.
arriviamo così al main event di questa grande run di All Out con il match dove Jon Moxley è riuscito a mettere fine al grandissimo regno di Orange Cassidy come campione AEW International, un regno che è arrivato quasi ad un anno con tantissime difese titolate, alcune magari più belle, più interessanti rispetto ad altre, però che comunque sì, in generale hanno messo in mostra un Orange Cassidy che ormai è totalmente nel cuore del pubblico e probabilmente anche degli opinionisti, visto che è uscita la PWI 500 del 2023, Orange Cassidy comunque è arrivato in top 10, quindi non solo per i fan in generale, ma anche per gli opinionisti un po', come dire, più navigati, o almeno sulla carta più navigati, anche per loro, appunto, Orange Cassidy è fra gli atleti di profilo comunque più alto. È un Jon Moxley che, appunto, anche lui ancora una volta si mostra una garanzia per la AEW quando la AEW ha bisogno di alzare un po' il livello, di in qualche modo, no? Caricare un po' di più le situazioni. Ecco che Jon Moxley è uno di quelli, come Bryan Danielson da quando è arrivato, come Chris Jericho, anche lui dal principio della All Elite Wrestling, che sono sempre pronti a raccontare, a portare quel qualcosa in più. In questo caso è stata davvero una grande battaglia degna di un main event, nonostante per la prima volta nella storia della All Elite Wrestling il titolo mondiale non solo non è nel main event, ma non viene proprio difeso in un pay-per-view. È la prima volta in assoluto che accade, però secondo me questo incontro non l'ho fatto rimpiangere. Un Jon Moxley che in qualche modo vuole tirare fuori il meglio da Orange Cassidy, anche diciamo facendo finta in un certo senso di non sentire i suoi colpi, di mettersi al centro del ring, il suo avversario a colpire, oppure nelle fasi finali, quando inizia a sfoderare il meglio del suo repertorio, a rimanere sorpreso invece della resistenza dell'avversario dopo ogni kick out. Qui davvero un incontro non solo molto ben lottato anche da parte di Orange Cassidy, che ovviamente con la Beach Break, con l'Orange Punch, comunque sia, si è preso tanti momenti positivi all'interno del match, tanti spotlight all'interno del match, ma anche per lo storytelling che è stato portato, davvero un grande match, dove appunto Orange Cassidy ha fatto quello step che comunque sia aveva iniziato a fare già tanto tempo fa, di non essere più solo il wrestler dei segmenti comunque sia di quel lottato un po' più frizzante, un po' più divertente, ma di portare in scena davvero anche delle grandi prestazioni a livello di lottato, di colpi scambiati anche contro veterani comunque sia della disciplina e della lotta dura e cruda, come può essere appunto anche Jon Moxley. Nel finale poi appunto abbiamo la vittoria di Moxley che se ne va via insieme agli altri del Blackpool Combat Club. Non ci sono scambi, parole, strette di mano, abbracci con Orange Cassidy, ovviamente fra guerrieri in qualche modo comunque poi si rimane orgogliosi in un certo senso, ma viene lasciata completamente la scena, l'ultimo saluto in generale al pubblico viene lasciato ad Orange Cassidy. Infatti, io stavo guardando l'evento in diretta e potevo sentire, nonostante il film di Fight, l'ho visto su Fight.tv l'evento, nonostante il film di Fight ormai aveva terminato comunque di far vedere le immagini, in sottofondo si poteva sentire il pubblico che era caldissimo per Orange Cassidy, sconfitto, insanguinato al centro del ring, ma comunque sia riconosciuto come uno dei grandi campioni della All Elite Wrestling contemporanea. Questo è stato All Out 2023, davvero un evento, come già detto, che ha superato secondo me qualsiasi aspettativa, che ha regalato anche diversi tasselli poi per questo autunno della AEW. Ovviamente non l'ho detto per tanti minuti per non appesantire ulteriormente la narrazione, ma se siete arrivati fin qui, allora davvero non potete non lasciare un like a questo contenuto per farlo diffondere a quante più persone possibile, magari anche un commento con le vostre opinioni in aggiunta al like, che comunque sia può aiutare ad aprire un dialogo riguardo questo evento, riguardo quello che in generale sta accadendo in AEW. Dal vostro Draco è tutto, ci vediamo a un prossimo video, sempre qui su Wrestling Universe.